Siamo a Torre Faro, voi residenti di via Fortino, via Biasini e tutte le vie vicine al pilone vivono un disagio che non riguarda soltanto le giornate di questi grandi eventi ma per tutta l'estate. Che situazione state vivendo? Una situazione di vero disagio perché ci troviamo, come lei può vedere, con le strade completamente bloccate, senza essere considerati assolutamente dall'amministrazione, nonostante le varie richieste, per avere almeno un passafamiglia. Noi qua ci viviamo tutto l'anno per lavorare e per poter fare quelle che sono le cose giornaliere, normali, entrare e uscire di casa e avere pure noi la nostra vita. Non avete nessuna agevolazione? Assolutamente, sono rientrata dal lavoro, ho dovuto parcheggiare la macchina, prendere il grattesosta, metterlo e ahimè questo avverrà per tutti i giorni. Voi dite c'è una differenza fra noi cittadini che abitiamo in via Fortino e quelli che abitano in via Scuole ad esempio. Quello che abbiamo chiesto al signor Eccellenza il prefetto e anche al sindaco e ad altri dirigenti del comune. In effetti c'è una disparità enorme, loro hanno una zona riservata, non un posteggio riservato, per carità, io non voglio il mio posteggio riservato, una zona in cui io posso tornare a casa in qualsiasi ora e lo trovo il posteggio per lasciare la macchina. Abbiamo fatto la raccolta firme per l'isola pedonale, non contro l'isola pedonale, ma a favore dell'isola pedonale, perché noi siamo a favore dell'isola pedonale, però l'organizzazione deve essere fatta in maniera tale che noi possiamo vivere da liberi cittadini, perché siamo bloccati nelle nostre case giornalmente, non sappiamo dove posteggiare, non possiamo portare la spesa, l'acqua e tutto quello che c'è da fare. Quando si ritorna dal lavoro non si sa dove posteggiare e quindi si deve andare alle Torre Morandi e pagare ovviamente. Questo non è il primo anno in cui vivete questo disagio? No, completamente. Almeno 3 anni fa ogni famiglia avevamo un pass, per cui non dico che voglio il parcheggio davanti casa perché sarebbe impossibile. Io parlo per esempio perché io abito in via Biasini, ora adesso via Barresi. Le posso dire che essendo che non si paga nelle vie limitrofi piccolini, parcheggiano ovunque. Io che pago onestamente il passo carrabile, più di una volta rimango bloccata. Ieri sera sono rimasta bloccata. Se lei vede qua non si paga. Io dico la gente, non penso che viene da fuori e va direttamente alle Torre Morandi. Prima scende qua a mare, il parcheggio non si paga, io parcheggio e poi dopo arrivederci e grazie. Io l'anno scorso facevo 6-7 giri, perché qua se superiamo un certo orario non possiamo più parcheggiare. Pesi Torre Faro perché è piccolo, le strade sono poche e chiaramente si blocca tutte le strade si bloccano, quindi al di là dei parcheggi c'è anche un problema di viabilità. Anche nei giorni in cui non ci sono stati grandi eventi, le strade bloccate, noi residenti e anche le persone che vengono fuori, perché il problema è sia per noi residenti che per le persone che vengono giustamente. Vengo sempre nel periodo estivo qua, no, non cambia niente, è sempre peggio, ogni anno è sempre peggio. Io giro con la bicicletta e devo stare attento alle persone che sfrecciano con le macchine che mi possono ammazzare e poi devo scansare tutti i fossi che ci sono nella strada.